Buongiorno, oggi è domenica, siamo appena arrivati a casa, il patatino è qui che fa brr brr brr. Ho passato la notte dei miei, la mattina dai miei, il pranzo l'ho fatto dai miei e adesso è la 1, 2 meno 10, sono finalmente a casa, stanca ma che bel silenzio che c'è a casa mia. Sento solo io, la mia voce, il Cri, la sua vocina, le sue paroline continue, ripetitive e lo spot che ogni tanto abbaia. Questo mi va bene, questo è il mio stato, il mio relax. Siamo andati a cambiare le scarpe a Garibaldina perché appunto i sandali di ieri li ho provati la sera con più calma. Se potete immaginare il negozio stretto con mia mamma al passeggino, Christian. Vabbè, ho scelto quindi quelle scarpe, erano perfette. Peccato che avevano un nottolino, come vi ho mostrato, nella registrazione precedente, che mi faceva male. Quindi sono andata a comprarne un altro paio che ho scoperto la sezione in quel casino, sì, perché è incasinatissimo quel posto. La sezione dove ci sono delle scarpe dei sandali in questo caso da 9 a 20 euro e sono appunto lì gli ultimi numeri. Io ho trovato questo modello che non mi fa impazzire dal punto di vista estetico, però è un buon compromesso, ho aggiunto solo 80 centesimi come differenza. Dopo ve lo mostro. Adesso trovare la forza di scendere da sta macchina. Che intanto si è fregato un'altra macchinina da casa mia. Macchinina, camion, ambulanza. Christian, di chi sono quei giochi? Di chi sono? Ma di chi è che sono? Tuoi? Che giochi sono? C'è il camion? La Nino? E la Brum? E la Ninò? Dov'è? Andiamo a fare la nanna adesso? Andiamo a farla? La faremo a trovare la forza di scendere dalla macchina. Iniziamo da questo passaggio, poi ci vado a svuotare. Vi fa la pipì? E se c'è sul pannolino, falla. Dopo lo togliamo. Noi siamo a casa. Cacà. A dopo. Lui già si è messo in postazione in giochi col suo camion. Spotty. Boh, dov'è? Spotty? È già in cerca delle lucertole e fa il pipì. Io vi mostro le peppe che ho preso. Quindi Repo dal 1946, made in Italy. Calzature prodotte in Italia. Guardate, queste costavano la bellezza di 47,50 euro. Le ho pagate 20 euro. 37, sì ragazzi, il piede piccolino. Ed è una ditta di questo posto. Eccoli qua. Che dire? Allora, marca attaccato con l'adesivo, vera pelle, che non è un gran vanto, però made in Italy, 37, sono fatte così. Mi dà la sensazione di non troppo giovanile questo dettaglio, però tra tutte le scarpe che c'erano, non mi piacevano
non mi piacevano. Quest'anno va di moda le scarpe che o sono in infradito e non è che mi dà fastidio, però se non becco il modello giusto mi irrita il piedino, oppure quelle che sono chiuse qua dietro, soprattutto con la cerniera, e io ho avuto una brutta esperienza con quel tipo di scarpa e quindi le ho scartate a priori. Quindi scarta infradito, scarta chiusura posteriore, rimanevano queste che io adoro come chiusura. Il dettaglio, boh, va bene, per quest'anno ci piacciono queste. I materiali sono molto buoni. Questo strato di pelle, questo dovrebbe essere gomma, anche questo è in pelle. Questo non è neanche abbastanza ossidato, cioè non lo è per niente. Ci sta, ci sta. Ci sta, fatemi sapere se vi piacciono. Nel caso mi spiace, ma era l'ultimo numero e me lo sono preso io. Però se andate alla Garibaldina di Saronno o alla Ritmo Shoes, che sono lì attaccate, trovate tante, 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 tante scarpe comode. È una vastissima scelta. Però prediligete il Made in Italy. Mi raccomando. A dopo. Vuoi che ti mangio? Cosa c'è? Vuoi che ti mangio anche a te? Dove ti metti? Nel buco? Nel buco? Vieni, mi dai un bacio. Che bello! Vedi, c'è un pelo dello spot. Pelo di questo cagnolone! Un peluccone! Vuoi volare? No, non ho il pelo. Vieni. Non volare. Ah!
Anna? Nanna. La facciamo? Nanna. Nanna? Quanto sei bella. Salta, seduta bene.
cadi? Perché ridi?
un bacio d'amore. Ti voglio? Bembe. Bembe, bembe.